Presidente, vogliamo spiegare che cosa sta accadendo con questo volo Pescara-Milano? Si parla di una sospensione di una settimana, ma cosa c'è dietro? Ma purtroppo io lo considero un atto unilaterale abbastanza vergognoso, perché l'Alitalia senza preavviso cancella dei voli dicendo che ci sono pochi passeggeri. A parte che questo accade su tutti i voli in tutta Italia, dappertutto, sui treni, sulle metropolitane, e non mi sembra che a Milano abbiano chiuso la metropolitana perché la gente ce ne va di meno. Ma poi questo non giustifica nulla, perché il problema è che oggi chi è partito con l'Alitalia stamattina ha pagato 341 euro Pescara Milano. Ora è chiaro che se tu metti le tariffe a 200-300 euro la gente prende il treno o prende alternative, pure poca che sia. Quindi il problema è, in Abruzzo, che è una regione terremotata come l'Umbria e le Marche, vogliamo togliere l'unico collegamento che c'è tra Pescara e Milano per il business e l'economia? Cioè vogliamo distruggere l'economia abruzzese? Io credo che non si possa fare. Se l'Alitalia deve tagliare le linee, le tagliasse dove ce ne sono troppe e dove ci sono molti voli ogni giorno, e certamente non in Abruzzo e non nelle regioni terremotate. E per di più, se l'Alitalia vuole riempire gli aerei, basta che fa delle tariffe umane, tanto più che siamo in regioni terremotate. Come fa una persona a prendere un aereo a 341 euro, 45 minuti di percorrenza? È evidente che viene spinta a prendere il treno. Aggiungo che Ryanair vola regolarmente, suore al serio, quindi non si capisce, se non per il motivo delle tariffe, questa differenza. Siccome Ryanair fa dei prezzi ragionevoli, 50-60 euro a tratta, 30-80 eccetera, è evidente che la gente tra treno e aereo sceglie il mezzo più sicuro. Quindi noi chiediamo al governo, alla regione che si sta mobilitando molto bene, al commissario Legnini che è molto sensibile, al sindaco di Pescara che è stato bravissimo nel dire la sua, tutti insieme, di ottenere per l'Abruzzo ed eventualmente per le Marche e l'Umbria un trattamento corretto e speciale per tre regioni terremotate, per cui queste linee sono la continuità territoriale, cioè sono la vita economica della regione. So che la regione si sta muovendo molto bene, il commissario Legnini si sta informando, la stessa ministra Paola De Micheli, che è una persona seria e sensibile, ha già detto alla sua segreteria di indagare e capire come mai l'Abruzzo viene trattato in questo modo insieme alle Marche e l'Umbria. Quindi tutti hanno capito che è stato un grave errore del management dell'Alitalia metterci sullo stesso piano degli altri. L'Alitalia, che perde 1 milione al giorno, chiede 3-4 mila persone in cassa integrazione, prende miliardi di soldi pubblici, cosa fa? Interrompe il servizio pubblico? Cioè è veramente clamoroso. Vuole essere una compagnia di bandiera, fare il servizio pubblico e interrompe l'unico servizio pubblico dell'unico volo che sta nella regione terremotata. Sono veramente cose ridicole che penso che debbano finire in un paese civile.